Forest! Mambo! Wow, wow, wow! È proprio un vizio. Ma non togli dall'improvviso perché... Allora, stavo dicendo, il gioco di stasera in realtà mi vergogno un po' di farlo. E allora potremmo... No, no, mi vergogno perché in realtà è un sogno. Mi sono ispirato a un sogno che ho fatto questa notte. Infatti si chiama il Forest Dream Man. Si chiama così. E in questo sogno sai che cosa ho sognato? Sai cosa ho sognato? Ho sognato te. Ho sognato te, no. Veramente. Eravamo io e te da soli. No, dai. Mamma mia, che stavamo facendo una bella cenetta io e te. E poi all'improvviso, in questo sogno, senti. Questa è musica vera, mica l'hanno mandata loro, è proprio musica vera che c'è del sogno. Allora, mentre eravamo a fare questa cena, io ho sfoderato il mio cavallo di Troia. Non no, il mio cavallo di battaglia di Troia, bene. Che è la sparizione del candelabro. Quello che io copro il candelabro con un foulard senza trucco, copro il candelabro così. Togliete di qua. Copro il candelabro e magicamente dico 1, 2 e X. E voilà, e il candelabro sparisce. Merisci, è la prima volta che gli esce un... Veramente, ma... Ho la pelle d'oca, no. Veramente... No, niente. Scusa, dov'è il candelabro? Anch'io fossi candelabro, voglio dire. Si fossi fuori. Ma cos'è sta roba? Ormai non si può più togliere, bisogna chiamare il chirurgo della parietti. Comunque, facciamo l'esperimento. Andiamo avanti. In questo sogno, in questo bellissimo sogno, all'improvviso tu inebriato da questo gioco che ho fatto, un po' dal mio sex appeal, un po' perché avevi mangiato le cozze al Toblerone. Con una scusa qualsiasi mi hai detto: Forest, vieni a bere qualcosa su da me. Sono stufo di sentire questa frase. Vieni a bere qualcosa su da me. Allora, dopo 3 ore che facciamo petting di secondo livello. No, adesso mi devi spiegare. Un incubo. Cos'è un po' prima del terzo, c'è il secondo. Un incubo, perché c'era lui che guardava. Ma che guardi, guardone, ma che guardi? Ma che c'entro io? Ma io vengo nei tuoi sogni a rompere le palle. Allora, mentre ero in questo sogno che lui guardava, io volevo smettere, ma lei mi ha preso per il pizzettino, no? Nel sogno, era un sogno. E mi ha detto: Forest, adesso fammi la cosa che ti piacerebbe più farmi. Allora io un'occasione così non me la sono fatta scappare. Non essere... E sai no, che ti ho fatto? Scusa. Ti ho fatto un bel gioco con le carte! È mica scemo, eh! No, mica scemo, per un mago è il massimo. Le firme! Allora, attenzione, cosa ho fatto? Ti ho chiesto di scegliere una carta, tu hai scelto una carta? Scegli una carta! Madonna, con calma. Vuoi cambiarla? Sì. Anche nel sogno l'ha cambiata. Anche in questo caso, più di sogno, ha cambiato la carta. Hai preso un'altra carta, quella che vuoi. Ha preso, io ha guardavo preso continuamente. Tu guardavi. Anzi, facevi qualcosa. Io tiravo le carte così, tu davi pedate. Tiravo così, davi pedate. Era un sogno. Nella vita non l'avremmo mai che fatto. Che sogno di me. Ecco. Adesso dovresti gentilmente firmare la carta. Dovresti firmare la carta. Bene. Devi mettere una firmetina. Ma è un sogno. Sono cadute le cannelle. Grazie a voi. Ci vediamo la settimana prossima. Non è finito. Non è finito. C'è un gioco. Non è successo niente. Fermi. C'è un gioco. Devi firmare. Devi firmare veramente la firmi la carta con no, la tua basta, firma. Non e firma. Andiamo a casa qua, dai. E metti anche il tuo numero di cellulare, bene. Per rendere la carta unica e rara. Bene. Allora lei ha firmato la carta. Nel frattempo io facevo dei danzi folclori, dei passi. Allora, poi io ho mostrato la carta così a tutti quanti. Ho detto le parole magiche, attenzione, guardate, attenzione. Ho detto Keki Yuri. Yuri Keki! E la carta è sparita nel nulla. Adesso tutto quello che sparisce. Dai, no, avanti. Allora all'improvviso ho detto: dov'è la carta? Allora, non so, sai nei sogni quando sudi che non trovi le cose, no? Che corri e ti sembra che cadi. Allora, dov'è la carta? Allora all'improvviso c'era il Po, sai, il fiume Po. Sì. Un po', lo sai un po'? Sì, dai. Allora c'era il fiume Po, è venuto fuori Bossi. Bossi, boh, che ne so, è un sogno, è venuto fuori Bossi con un'ampolla in mano. Ho detto, non era però Bossi, perché siamo sotto elezioni, non si può. Antonio Bossi. Era un omonimo, è venuto fuori, ho detto, scusi, buon uomo. Infatti, visto, non era Bossi, ho detto. Passati la politica, passati la politica fuori, siamo proprio a livello. Beh, allora ho detto, scusi, ha per caso visto la mia carta? E ho detto, cazzo vuoi? Era lui, visto, era lui. Fini, fammi un caffè. Detto, meglio che me ne vado da questo sogno. Allora, scappavo e non trovavo la carta. Sudato, all'improvviso tu hai aperto la bocca. No, dai. È venuto fuori il cardinale Martini. Tutto vestito di rosso.
Martini Rosso, proprio. Non Rice. Ma quante ne sogno? Ma quante? Quante ne sogno? Sogno. Questo non l'ho capito. Okay. Allora mi ha detto, tutti i sogni che noi al mattino ci dimentichiamo, in realtà non svaniscono nel nulla, ma finiscono nel cuscino dove noi abbiamo dormito la notte. E io per voi, e per voi, e per quelli a casa, ho portato, cari amici, togliamo le cacche di cose, ho portato il cuscino dove ho dormito questa notte. Guarda, ci sono ancora i peli, guarda. E perdo un po' capelli. Ma va bene, anch'io. Sono queste macchie, guarda, di sudore che ho sudato. Allora, scusa, comincia a pesare il allora, attenzione. Io non oso. Allora, sapete cosa ho fatto? Ho aperto il cuscino, ecco qua così, e dentro dovrebbe esserci i sogni miei, un attimo, dovrebbe esserci dentro dovrebbe esserci dentro magari qua, vabbè, è un sogno, dovrebbe esserci dentro un attimo solo, non solo la carta ma altri sogni, ecco, questo qua cos'è? Il sogno della merda. Questo non è il mio sogno, è il sogno della merda. No, hai detto tu, Salutiamo. Ma no, è che una volta ho sognato che vincevo la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Ah. Stato con l'asta e non trovavo l'asta, ma dov'è? Bene, cos'altro c'è qua? Guarda, i numeri che mi dovevo giocare non me li ricordavo. Mannaggia, però io in realtà cercavo la carta, ma attento. Scusa. Ma ridammela. Dai, signori, ho trovato una carta. Che carta avevi scelto prima, Michel? Puoi dirlo? Due di fiori, signori. Incredibile, disumano. Eccola qua. Ho la pelle d'oca. Vamo,